Ciao a tutti da Solfatara News, la voce indipendente, quella che vi dice quello che le istituzioni non vogliono farvi sapere. L'intervista di oggi è stata fatta per una radio e il protagonista è Giuseppe Mastro Lorenzo, uno dei massimi esperti italiani di vulcanologia. Iscrivetevi subito al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok, perché qui le notizie ve le diciamo come stanno, senza filtri, senza censure e senza paura. Perché quello che ci ha detto Mastro Lorenzo fa tremare più dei terremoti. Alla domanda su com'è davvero la situazione nei Campi Flegrei, Mastro Lorenzo non ha girato intorno, ha detto le cose come stanno. Ha fatto subito una distinzione chiara. La crisi attuale dura da più di 20 anni. Quella degli anni 70 e 80 è durata appena 3. E questa è la vera anomalia. Una crisi lunga, persistente e che sta accelerando. Negli ultimi anni i terremoti sono diventati più forti, più frequenti e più pericolosi. Si parla di 5.000 tonnellate di gas vulcanici al giorno. 5.000. Numeri da vulcano in eruzione piena. Ma intanto le istituzioni che fanno? Rassicurano, minimizzano. Perché? Per non creare panico o per proteggere i soldi del turismo? Secondo Mastro Lorenzo è un comportamento gravemente irresponsabile. La gente così non capisce il pericolo, resta nell'ignoranza. Ed è proprio lì che rischiamo tutto. La comunicazione è inadeguata, e non solo da parte delle istituzioni, ma anche da parte di tanti suoi colleghi, che, per opportunismo o superficialità, preferiscono stare zitti. Altro punto cruciale? La confusione tra rischio bradisismico e rischio vulcanico non sono la stessa cosa. Sono due minacce diverse, ma entrambe estremamente pericolose. Il rischio bradisismico causa sollevamento, abbassamento del suolo e soprattutto terremoti superficiali, che colpiscono duro perché sono troppo vicini alla superficie. E gli edifici della zona, pubblici, privati, la maggior parte non è adeguata sismicamente. Basterebbe una scossa moderata per fare disastri. Eppure, l'adeguamento antisismico non è una priorità, è ignorato, completamente. Poi c'è il rischio vulcanico, il più devastante. L'INGV dice che se ci sarà un'eruzione, sarà contenuta. Solo 80.000 persone coinvolte, dicono, ma secondo Mastro Lorenzo, è una follia. Lo scenario più probabile? Una eruzione pliniana, come quella del Vesuvio nel 79 d.C., una colonna altissima, che poi collassa, e da lì flussi piroclastici. A centinaia di chilometri orari, un disastro epocale, con un'intera area metropolitana impreparata. E il piano di evacuazione? Quale piano? Secondo Mastro Lorenzo, non esiste un piano efficace. Quello ufficiale è sottodimensionato, confuso e irrealizzabile. Guardate cosa è successo con la scossa 4.6. L'intera zona è andata nel panico per ore. E quella era solo una scossa. Figuriamoci con un'eruzione. Altro che punti di raccolta e trasporti coordinati. Sarebbe il caos. Un tutti contro tutti. E poi, Vesuvio e Campi Flegrei sono davvero separati? No. Studi recenti mostrano che condividono la stessa camera magmatica, tra i 7 e i 10 km di profondità. Tuttavia questo non significa affatto che possano eruttare contemporaneamente. Anzi, precisa che si tratta comunque di due sistemi vulcanici separati, con dinamiche e comportamenti propri. Il collegamento profondo non implica un'eruzione sincrona, perché ogni vulcano ha il suo equilibrio interno, i suoi tempi e i suoi meccanismi di attivazione. Quindi l'idea di una doppia eruzione simultanea non è supportata scientificamente, anche se entrambi restano sotto osservazione per l'elevato livello di rischio. C'è chi si chiede se la Luna, le maree, possano influenzare i vulcani. Mastro Lorenzo risponde chiaramente. Sui vulcani a condotto aperto c'è un'influenza, effetti gravitazionali. I Campi Flegrei sono a condotto chiuso, ma anche lì qualcosa potrebbe muoversi. Sono studi nuovi, ma seri e da prendere sul serio. In sintesi, ci troviamo davanti a un rischio gigantesco che viene ignorato, nascosto o ridotto a barzelletta. Zero strategia, zero prevenzione, zero onestà. Per non danneggiare l'economia si mette a rischio la vita delle persone. E allora no, noi non ci stiamo. Solfatara News continuerà a raccontare la verità, quella scomoda, quella che fa paura, quella che non si vuole sentire. Iscrivetevi
condividete questo video, parlatene, perché la verità può far paura, ma l'ignoranza uccide.